involtino di platessa al vapore aromatico. Abbiamo scelto un pesce povero di grande utilizzo che può essere valorizzato con questo sistema di preparazione e di cottura. Il filetto di platessa tagliato in piccoli pezzi, messo poi in un cutter e frullato assieme della cipolla stufata, della panna e un po' di sale. Prendiamo del porro, lo tagliamo nella sua lunghezza e ricaviamo di una sorta di fogli che saranno sbianchiti e raffreddati in acqua e ghiaccio. Questo porro formeremo un tappetino di forma rettangolare posizionato sopra un foglio di carta alluminio leggermente oleata. Mettiamo un po' di sale, ci mettiamo una julienne sottile di peperone rosso e peperone giallo e delle erbe aromatiche tritate, possiamo utilizzare del prezzemolo e dell'aneto. Prendiamo la farcia così ottenuta, la mettiamo in un sacchetto e formiamo un cilindro sopra il foglio di porro. Arrotoliamo delicatamente, avvolgendo il tutto con la carta alluminio, giriamo bene le due estremità in modo da formare un cilindro compatto e uniforme. Mettiamo in forno a 130 gradi con uno spillone con la sonda, cottura al cuore a 60 gradi. Dopodiché sarà messo in abbattitore a raffreddare, togliamo la carta alluminio, avvolgiamo il tutto con della pellicola trasparente e tagliamo dei cilindri dell'altezza di 2,5 cm. Nel frattempo prendiamo un cestino di bambù per la cottura a vapore, lo rivestiamo all'interno con delle erbe aromatiche, in questo caso utilizzeremo del prezzemolo, dell'aneto, del basilico, della menta, dell'erba cipollina e adageremo sopra questi cilindri di pesce. Mettiamo in una pentola dell'acqua in ebollizione con il coperchio e facciamo rigenerare per qualche minuto. A questo punto non ci resterà altro che togliere il coperchio e servire il tutto ai nostri ospiti, facendo anche sentire questo bellissimo profumo di erbe aromatiche.